Papà! Papà! Papi! Papà! Non c'è traccia di papà. Noi dobbiamo entrare dentro al portale magico. E fin qua ci sono, dobbiamo entrare dentro il portale magico. Ma ci vai solo tu. Vicario, non so se hai capito, ma mamma e papà non vogliono che noi mettiamo piede dentro quel portale. Punto e basta. 3, 2, 1. Vai. Basta, Avi, è arrivato il momento di entrare. Entro prima io tu. Insieme. Ok. 3, 2, 3, via. Dove siamo finite? Ludovica? Ma non ti sembra familiare questo posto? Ludovica, in questo posto già ci siamo venute. Ti ricordi quando hanno rapito mamma? È vero, Auri, lì dentro! Ma adesso dobbiamo trovare papà, papà. Auri, dividiamoci, addio. Ludovica, sai la cosa peggiore da fare in queste situazioni qual è? È dividersi, hai capito? È dividersi. Dobbiamo stare insieme così se io ho bisogno di te, tu mi aiuti. E se tu hai bisogno di me, io ti aiuto, capito? Auri, ma secondo te ho portato i walkie-talkie per cosa? Per dividerci. Non sapevo avessi portato i walkie-talkie. Comunque, brava. Però, non dobbiamo dividerci comunque. Auri! Vivi. Allora, io qui non lo vedo, lui non c'è. Auri, c'è una brutta notizia. Ma non è che papà è nell'altro castello a fianco? Ma intendi quello lì in alto, in alto, in alto o quello un po' più basso? Quello là un po' più basso. Ludovica, basta parole, più fatti, più fatti. Dobbiamo cercarlo, basta Auri. Parlare, per ora. Dobbiamo cercarlo. Auri, andiamo lì perché ti ricordi quando mamma si è trasportata e è finita là? Ok, proviamo ad andare lì, dai. Guarda, se la guardi a piccione, ecco perché. Che guarda piccione. Ah, camminiamo, dai. Che ci rapiscono anche a noi e non le troveremo mai papà, perché è sotto la lettera, non le troveremo mai. Ma non credo, dai, andiamo. Andiamo. Vai avanti tu. Ok. Ehi ragazzi, avete già acquistato i nostri libri? Beh, se non l'avete ancora fatto, fatelo assolutamente. Li potete trovare su Amazon e nelle migliori librerie d'Italia. Un bacio. Fatelo tutti, mi raccomando. Ciao, ciao. Questo posto mi è familiare. Ti ricordi che qui Mr. Boo ci aveva... No, Mr. Boo, sì, Mr. Boo ci aveva rubato tutte le nostre uova di Pasqua. Sì, e qua è abito mamma. Ma, scusami, ma gli piace così tanto questo posto, non ho capito. Auri, forse qui a fianco c'è il suo rifugio, la sua casetta. Ludovica, per favore non diventiamo paranoiche. Basta farci troppe cosa domande. Cosa vuol dire paranoiche? È che ti fai troppe domande, se quello, se quell'altro, se quello. Basta. Dobbiamo trovare papà, ok? Non ce ne frega dove abita Mr. Boo, ok? Andiamo. E questo? Bella domanda, sembra... Perché c'è un... Cos'è? Auri, ma non è che questa è una persona che ha rapito Mr. Boo e l'ha attaccato qua dentro e l'ha messo questo per
per pensare che lui è cattivo. Quindi tu mi vorresti dire che Mr. Boo ha catturato questa persona e l'ha fatta diventare una pietra? Non ho capito. Sì, Avri, guarda, è anche tutto nero. Vabbè. Qui non c'è papà, andiamo. Dobbiamo cercare papà, lo dico al congente. Guarda quanti coriandoli, attivo. Auri, mi fai salire? No, Ulrika, non è il momento di giocare. Ma perché non chiediamo aiuto a qualche persona qui se hanno visto papà? Ludovica, ma non le vedi? Sembrano delle spie, dei fantasmi. Sembra che non ci vedano. E poi non parlano nemmeno. Avri, ma non è che l'ha messo Mr. Boo per farci confondere? Perché vedi quanto bordello che c'è. Camminiamo, dai. No, dammi la mano. Oddio, sembra il mare, no? Bello. Avri, proprio bello. Bene, Ludovica, scendi. No, Ludovica, dammi la mano. Ludovica. Andiamo. Dammi la mano. Ancora. Scendiamo? Che bello, no. Ludovica, dai, hai visto. Ludovica. Ok, Avri, vieni. Vai, scendi. Aspetta, scendi. Lasciami, dammi la mano. Lasciami la mano. Camminiamo. Auri, ti ricordi questo posticino qui qua? Ci ha nascosto la uova Mr. Boo. Sì che mi ricordo. E qui è anche il posto dove mamma è stata rapita. E ma là, io qui non vedo papà. E là un altro uovo. Giù. Andiamo giù. Dica, allora, qui papà non c'è. Giù mi pare che non ci sia. Certo. Auri, andiamo giù. Auri, andiamo in quel rametto. Forse papà è attaccato lì. Quale rametto, scusami? Quello lì. Ramo, no rametto, guarda là. Ramo. No, non è che papà è nel fiume? Sì, vabbè. E non lo ritroveremo mai, come ha detto Barbalunga, Mr. Boo. Auri, non fa stare cose negative. Tranquillo che lo troveremo nella terra. Sì, perché, okay, Auri, nel fiume magari c'è scritto non li troverete mai più e papà non sarà più lontano. Ludovica, basta. Stiamo parlando troppo. Siamo ferme qua da mezz'ora. Vogliamo andare via? Qua papà non c'è. Basta, abbiamo visto. Andiamo giù. Auri, ma non ci fermiamo. Anche perché sono lì. 16:44. E tra poco si fa buio. Auri, intanto, perché noi ci fermiamo ogni volta? Allora, andiamo in un posto e poi andiamo in un altro. Andiamo in un posto e poi andiamo in un altro. Andiamo. Oh. Io non lo vedo, ma ha fame. Cosa hai detto? Non lo vedi, ma? Ho fame. Ma ti sembra il momento? Uffa, voglio il mio papà. Anche io. Ferma, Luca!
che ore sono? No, Ludovica. Ma lo vedi? Lo vedi il cielo? Il sole sta quasi per tramontare. E noi siamo ancora qui, davanti a un fiume, su delle pietre. E se non troviamo papà? Dobbiamo trovarlo per forza, stiamo qua tutta la notte, Ludovica, no, ti prego. Auri, dai, muoviamoci! Stiamo qua da allora a camminare, ma che cavolo stiamo facendo? Auri, hai visto che quella campana lì? Forse papà è là! Ludovica, io veramente, guarda, non so che cavolo fare. Auri, forse noi per rilassarci dobbiamo prendere un sasso e esprimere un desiderio che papà torni a casa, lo lanciamo e così almeno lo ritroviamo. No, basta, no. Sì, Auri, dai, tranquilla, noi li troveremo se esprimiamo un desiderio. Speriamo che entro questa sera papà torni a casa. 1, 2, 3. Adesso ne manca un desiderio se ritroviamo la nostra chitarra. Speriamo che ritroviamo la chitarra dell'esercito degli unicorni. Speriamo anche in quello. Auri, io voglio ritrovare la chitarra e papà, perché sono tanto triste. La chitarra perché dobbiamo fare le canzoni e papà perché non riesco a stare senza di lui. Allora, Ludovica, ho trovato la chitarra! È quella dell'esercito degli unicorni, sentite! Noi siamo gli unicorni, il grande esercito del cuore! Ludovica! Quello è lì con la chitarra! Sì, andiamo! Cosa stiamo aspettando? Oddio. Ma dov'è Rian? Dove è finito Rian? Scusami, aveva la chitarra in mano. Auri, scomparso. Sarà la nostra immaginazione perché siamo troppo impaurite. Ludovica, stiamo diventando pazze. Ludovica, io non ce la faccio più. Auri, io voglio papà, dov'è papà? No, la chitarra, ma papà! È davvero un bruttissimo periodo. Nonno è in ospedale. Mamma ha la febbre. Mancava soltanto papà che venisse rapito, guarda. Perché noi non ci arrendiamo mai! Noi siamo gli unicorni, grande esercito del cuore. E questo bracciale da dove spunta? Io ho soltanto questi bracciali, non questo! Sì, anche io ce l'ho! Chi ce l'ha messi questi bracciali? Perché si sono illuminati? Non lo so, ma se provassimo ad unirli? Ludo, cioè, guarda il mio guarda. Che non... Aiuto! Dove siete? Auri, ho sentito papà! Pure io, ma dov'è Ludovica? Aiuto! Poi
Eccole. Eccole. Ma tu. Tiralo su. Ma oh, brava Luna. Brava. Piano. Grazie. Con le mani. Le mani. Grazie. Piano. Tirate, vai Ludo. Piano. Piano. Togli piano. Togli. Madonna. Oddio. Papà. Oddio. Madonna. Dove dobbiamo andare? Andiamo a casa. Dove dobbiamo andare? Ma per dove si va? Dobbiamo trovare un portale. È l'unica alternativa. Madonna mia, bimbe mie. Scusami, papà. Ma... Papà, scusami, ma chi ti ha rapito? Ho visto uno alto. C'aveva tutta la barba. Quindi... Perché questa faccia? No, niente. Ma chi sarà mai? Boh. Non me ne frega, adesso scappiamo. Sì, scappiamo che dobbiamo tornare a casa. Andiamo di là. Vai. Che c'è? La chitarra. La chitarra, prendetela, che è importante. Possiamo ritornare a fare di nuovo le nostre canzoni. Sì, rimaniamo, forza. Sì, ma adesso dobbiamo scappare, già arriva. E muoviti. Dobbiamo... Vai, andiamo. Leo! Pure lei ha sentito la mia mancanza, guardate! Leo! Grazie! Ma abbiamo salutato! Papà! Chi è che ti ha rapito? Te l'ho detto prima, Ludo! Era altissimo! Aveva tutta la barba qua, gli occhi non si vedevano! Il vestito era bordo rosso, non mi ricordo! Bimbe, però basta parlare adesso di quel mostro, non lo so chi era. Mi volete abbracciare? Papà, aspetta, ma tu che ci lanciavi i panni? Non mi ricordo niente, abbracciatemi. Vieni Leo. Di nuovo insieme. E speriamo che mamma sta bene anche lui. Esatto. Io, Ludovica, non ce la faccio. Ho troppe cose da studiare. Guarda che carini questi dimensionatori! Che ci ha regalato Leone alla sua festa. Come studiare? 7 libri in un giorno. Per l'esame. Ho troppe cose da studiare. Guardate quanti libri. Calmati. Non pensare all'esame. Pensa... Che tra poco mangiamo la pizza. Non serve arrugitarti. Anch'io oggi ho cantato e stavo tremando di ansia. Ragazzi, non so cosa fare. Io ho l'esame tra pochi giorni. Ho l'ansia. Come potete vedere, ho una montagna di libri da studiare. Devo calmarmi. Voi invece come siete messi? Quest'anno dovete anche voi affrontare l'esame? Beati quelle che stanno alle elementari oppure in seconda media. Io oggi ho cantato e sono stata tutto il tempo fuori. Zero la maglia, zero. Finita la scuola. No, non è finita la scuola perché oggi è 9 di giugno e io sono ancora a studiare. Sì, perché ragazzi, io ho finito la scuola, ma vado a Gardaland perché avrò deve fare esami. Con papà vado a Gardaland. Cioè, io ragazzi, il 13, 14 e 15 ho esami. 13 italiano, 14 le lingue e 15 matematica. Matematica non ho capito niente. Tra l'altro, ho messo anche l'apparecchio ai denti che non riesco nemmeno a parlare bene. Guardate, apparecchio, specchio. Non riesco nemmeno a parlare bene. Quindi, quando parlerò in inglese o in spagnolo, non mi uscirà bene la pronuncia perché ho questo apparecchio. Fallo vedere. Ci manca solo qui. Fallo vedere. No, tu dici. Sì, Ludo, non lo posso far vedere, è sotto appalato. Poi a settembre metterò quello esterno. Appalato. Quindi devo. Sei un palo. Quindi devo passare tutta quanta l'estate con questa cosa. Cioè, se dal 16 poi, stavo dicendo, iniziano gli orali e finisco il 29 giugno,
nostra licenza è capitata ultima. Io devo stare tutto il mese di giugno qua a Verona, che noi di solito partiamo il 5 giugno per Napoli. Vabbè, però è una fase che tutti noi adolescenti passiamo, quindi... No, ma che... Quindi, forza e coraggio. Il problema sarà spagnolo. Non tanto inglese, ma spagnolo. Perché volete vedere la mia pronuncia com'è? Abisha. Volete vedere la mia pronuncia com'è? Bene. Non ve la faccio sentire, perché è orrenda. E inoltre... Ah, e poi ragazzi, guardate, questa qua è circa una simulazione per l'esame di matematica. Abbiamo un piano cartesiano. Piano cartesiano. Bellissimo, guarda. Le equazioni. La geometria solida. Gesù, aiutami a superare questo esame di matematica. Perché io veramente non so cosa fare. Guarda che Gesù stai sempre al mio fianco e premesse. Stai sempre al mio fianco e aiutami sempre a superare qualsiasi cosa. Ah, e soprattutto fammi superare la prova di spagnolo, ma non scritta, orale. Già, se parlo italiano non si capisce niente. Hola a todos. Hola a todos. Mi chiamo Aurora e tengo 14 anni. Sono una chica bastante hablado. No, ragazzi, non scopro. Oh, perché c'ho. Sono una chica bastante habladora. Aurora, ma non si capisce niente. Prenderai due. Molto d'aiuto, Ludovica, vero? Sempre molto d'aiuto. Tutto, ma hai capito che io sono un po' in ansia? Okay. E quindi io sono in ansissima. 5, perché... Ma se tu hai finito la scuola... Guarda, che sto facendo! I mezzi di comunicazione. 2, 3, 4... Le tavole numeriche. 6, 7... Letteratura, no, leopardi. No. Forse ha finito la nostra canzone dell'estate. Esatto, non rispondo. Rian. Risponde. Pronto? Ma perché sta a casa? Vabbè. 12 dopo che viene. Dopo che viene, dopo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 18, 19. Perché ha mandato questo video? Schiacciato. Aurora, Ludovica, vi prego, aiutatemi. Non so dove sono, non so dove mi trovo. So solo che non vogliono che esca la nuova fantastica canzone dell'estate. Vi prego, aiutatemi. Andate agli studios, cercate il pianoforte e suonate alcune note del nuovo brano. Solo così potrete ottenere. Eccoli, stanno arrivando. Per favore, non arrendetevi mai. Cosa? Voglio chiamare. È uno scherzo. Dai. Non lo do, qual è la situazione tragica, non risponde. No. Ma in che senso? Aspetta, cos'è che... Andate nello studio e suonate qualche... Che dobbiamo fare? Dobbiamo andare! Ma dove? Lei lo studio! Dove registriamo le canzoni, ma sei matta! Ma che poi andate al pianoforte e suonate qualche... Ragazzi, qua la situazione è molto tragica. Beh, perché... Rian è il nostro produttore discografico e senza di lui noi non potremmo, ecco, registrare le canzoni per voi unicornini. Quindi se Rian è in pericolo, allora anche le canzoni saranno in pericolo. Perché? Beh, perché allora non vuol dire che... Questo vuol dire che non ci saranno più canzoni su Ludovica. Capite?
Ludo, questo non possiamo assolutamente permettercelo. Dobbiamo salvare Rian e le nostre canzoni. Andiamo subito. Ok. Dobbiamo andare subito allo studio. Dai, presto, andiamo. Abbiamo già perso troppo tempo. Sì, vai. Ehi, ragazzi, è arrivato il momento del diario dell'esercito degli unicorni. Bene, Aurora, oggi salutiamo Filippo e Carlotta. Esattamente. E se vuoi essere salutato anche tu, mi raccomando di iscriverti al nostro canale ed attivare la campanellina per non perderti nessun nostro video. Zindron. Sì, un bacione. Ok, siamo arrivate. Rian! Ludo, c'è sia il telefono sia le cuffie! Ludo, ci sono anche le cuffie, ti ricordi? Ci ha chiamato proprio con queste! Aure, non è un bel segno se il telefono è qua e Rian non c'è. Lo so, ma ci sono... c'è il suo telefono e ci sono le sue cuffie. Cioè, no, questo non è il suo telefono. Sì, Ludo, Rian ha due telefono. No. No. Ludo, siamo fregate! Noi... quest'estate dobbiamo far uscire la nostra nuova canzone. Aure, ma se hanno fatto un dispetto per non far uscire la nostra canzone? Questo non l'avevo calcolato, però ragiona un attimo. Siamo arrivati qui. Abbiamo trovato la porta aperta, il cellulare di Rian e le cuffie. Che senso ha? Cioè, la porta è aperta. Ci sono il telefono e le cuffie di Rian. Eh sì, ciò che sta aiuto è in pericolo. Sì, però ci ha chiamato con il suo telefono. Ma perché il telefono qui è lì? Vabbè, Aurora, andiamo a vederlo di là se c'è, dai. Ma Ludovica, non siamo mai andati di qua, ma siamo sicuri? Sì, siamo andati a fare il nostro videoclip su. Ma io guarda che ricordo che qua non siamo... Ah no, è vero! Qua siamo andati a fare il nostro primo videoclip. Vabbè, entriamo qua. Andiamo. Vabbè, vai avanti tu. Dai, Auri, non fare la fifona. Ma posso sapere una cosa? Perché questo telefono di là è acceso la luce? Perché è buio. C'è la torcia. È buio. Ma se c'è... Vabbè, apri, dai, per favore, apri. Non vedi? Non dobbiamo... C'è un'altra porta. Mamma, stai ferma. Ma guarda che noi, guarda che eravamo andati su a fare il videoclip. Questa comunque è cosa. Sì, siamo andati. Vabbè. Apri. Rian. Era? Ludo, questo posto. Perché tutto così buio? Ludo, accendi la luce. Ok. Oh signore. Sì, certo. Ma quali? È azzurra! Rian! No, Ludo, io non sto capendo. Perché? Che poi questa stanza da quando qua esiste? Ma allora è strano perché stiamo trovando tutte le cose di Rian, ma Rian non viene. No, Ludo, è che abbiamo proprio trovato la nostra... Cioè, la chitarra che abbiamo utilizzato per fare il videoclip. Cioè, potevamo trovare qualsiasi chitarra, abbiamo trovato proprio la nostra. Non è che è colpa di Mr. Boo. Ludo, per favore smetti la posta. No, devo suonare. Aspetta. Ludovic. Pesantissima. Ludo, c'è anche la batteria. Ti ricorda qualcosa? Sì. A me sì. Sempre il videoclip. Prova a suonare. Ludo, sei qua dentro, non c'è Rian, ma c'è anche qualcun altro. In silenzio, che possiamo attirare l'attenzione di Ludo. Basta, possiamo attirare l'attenzione di qualcuno che è insieme a Rian. Non lo so, ma basta. Scendi, è bellissimo. Perché non mi sembra il caso di suonare. Guarda,
Ragioniamo un attimo. Ti ricorda qualcosa la partita? Sì, la nostra videoclip. Cioè, abbiamo trovato la chitarra. La nostra videoclip. Ma Ludovica, possiamo attirare qualcuno che non si arriva. Concentriamoci e rimaniamo. Perché il nostro obiettivo non mi interessa, tu lascia. Dobbiamo trovare Rian, il nostro produttore discografico, ok? Altrimenti non potremo fare mai più canzoni per il nostro esercito di unicorni, hai capito? Noi non siamo venuti qua per suonare, ma per trovare Rian. Ho capito! Sì, io me ne vado, io. Ludo, ma te sapete che situazione... Perché non devi suonare. Tu adesso, da d'ora in poi, starai dietro di me. Stai dietro di me. Ludo, fermo. Adesso. Ok. Rian! Ludo, ma non è che forse c'è anche qualche indizio? C'è anche qualche indizio dove abbiamo proprio registrato il nostro video. Sempre con problemi. Ma non c'erano queste chiavi. Tu sai? Ria! Sei là? Ludo, non c'è nessuno. Allora provo a chiamarlo. Qualcosa di speciale. Prova a chiamarlo con il microfono. Questo siamo. Rian. Prova a chiamarlo con il microfono. Rian. Ehi là, Rian. C'è qualcosa di speciale questa musica. Ludo, qui non c'è nessun indizio. Qua è dove abbiamo fatto la nostra videoclip. Ma non c'è. Le due porte, questa o questa? Allora, questa o questa? Rian, siamo Aurora e Ludovica. Ci siamo venuti a cercare. Rian, io non ho fatto niente. Rian! Amore! Però ci sono 1040 chiavi. Mamma, ci sono 1040 chiavi. Rian 800 pezzi. Ma vabbè, guarda, è inutile pure che parlo. Ok, questa rossa. Questa. Sì, manco entra. Questa com'è quella buona? Questo.
questo? Sento dei rumori. Dove? Giù. Senti? Quindi, in questa zona... Ludo, ma sei giù adesso? No. In questa zona, Rian non c'è. Rian! Rian! Qua è dove registrano noi le canzoni. Ora dai, non c'è. Ora? Cosa dobbiamo fare? No, io me lo tengo. Ma con lei, con un fogliettino con scritto lì, che cosa ci fai? Ehi! Ehi! Un'altra? Vieni con me. Un'altra lettera! La U o la V? Ai! Visto? Stanno trovando che queste... U? No, boh. U e... Vabbè. Possiamo andare, grazie. Andiamo. Io controllo se c'è anche qualche pezzo. Vietato entrare. Se c'è scritto vietato entrare, che cosa apri a fare? Fa anche rima. E infatti non si apre. Io vado di là. Anche. Rian! No, avrei paura. Là è tutto buio. Vedi là? Rian? Io ho paura. Là è tutto buio. Io sinceramente mi sto un po' iniziando anche a spaventare che Rian non risponde. Ludovica. Avrei paura, troppo paura. Come faremo a fare le nostre canzoni? Ludovica, chi ci impedisce di non fare più canzoni? Nessuno. Noi troveremo Rian, perché noi siamo Aurora e Ludovica. E noi non ci arrendiamo mai! Dove sono le lettere di prima? Testo. Ma non ha senso No, forse così, forse im. Così. Mi. Imi? Prima, però, avevi trovato anche un'altra lettera. No. La U. Tu avevi trovato la U. Dov'è la U? Mi dai la U? Ta. Ta. Ma forse non è che sono tipo i versi di qualche melodia. Mi ta. Imita. 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 No, non può imita essere. Imita che cosa?
Imita Arianna. Fammi vedere se c'è qualcos'altro qui. Questi mi tengo. Rian! Imita Arianna, perché devo imitare? Imitare. Allora? Ludo, scusami. C'è anche la U, non solo la... Tu, un attimo, allora, proviamo. Li componi tutti i fogli. Allora. I... allora, I... Mi... A... No! Ta... Ta... Aspetta. U... Imi? No, Imi? No, Imi? A... U... Ta... Mi... Aiutami! Se mai... Aiutami! Aiutami! No, Ludo... Certo che è strano però, cioè questo posto è buio ma la porta è aperta. C'era anche un foglio con scritto lavori in corso. Ma dove? Dove? Allora lasciamo i bigliettini qua e Ria! Cerchiamo di trovare l'ultimo Ria? Aurora, vieni qua. Oi, chi è quello? Ria? Ria? Aurora? Come spegni? Aurora? Ludo, io sono brava a ricomporre. No, non è vero. Allora, ti. Posso fare io? Te, aspetta. B, U. No, dammi. Aspetta, fammi leggere. Oh. I, te, U, im, ta. No, allora. Te, U. No, Ludo, dammi. Teu imita. Vabbè, cerchiamo altri biglietti. Altri biglietti? E se non ce ne sono? Fammi fare. Ma se provassi a chiamarlo? No. Oh, no, cavoli. Non c'è il numero. No, sì che ce l'ho. Ma il telefono là, Rian, non c'è. Allora, aspetta. Fammi. Allora. Mi. Tu intanto io te. Mi te ta ui. Che acceso qua. No. Allora. I foglietti. Li vado a prendere. Aspetta. Ecco. Ha senso? Allora, ho capito, aiutatemi. Aiutatemi. Non è che l'ha scritto Rian. È ovvio, non è che... Certo che l'ha scritto Rian, se no l'ha detto pure in chiamata. Ma perché? Strappato? Beh, perché forse qualcuno l'ha strappato. È blu. Ma tu dica, non è che è un inganno e l'ha scritto Mr. Boo visto che è in blu? Vabbè, forse Rian non lo sa. Che forse Mr. Boo ha rapito Rian. No. Non si fa vedere tanto, Mister Boo. E la chitarra. Allora, però, Mister Boo non si fa vedere da tanto. Beh, hai ragione. Ludo, ma non è che questo allora è un modo per non farci fare più canzoni? Visto che non ci odia così tanto. Aurora è forse la che è nato con barba lunga. Eh no. Adesso guarda che non mi lascio fregare. È scritto in blu, È scritto in blu. Mister Boo? Se fosse una trappola... Anche i puntini sono blu. Se fosse tutta una trappola... Perché anche la chitarra era blu. Esatto. Ragioniamo su questi punti. Che cosa vorranno dire questi pulsanti blu sporchi? Forse è così?
forse sono le impronte di Rian che stava componendo la nostra nuova canzone. Non lo so. Ma non credo. Cioè, così, blu. Guarda. No, aspetta. Proviamo a suonare qualcosa. No, allora. Calma. No, un attimo. Del titolo azzurro e azzurro nome... manca il giallo, però se ne frega il giallo è la E. Aurora azzurro Ludovica rosa. Balla con noi, ma questa è la frase della nostra nuova canzone, uno dos tres vamos. Ludo, quindi prima avevi ragione. Stavo proprio finendo di comporre la nostra, ecco, cioè, sì, di comporre la nostra, la nostra nuova canzone. Ludo, mi sembra di rivivere la stessa scena di quando hanno rapito mamma. Avri, ma non ci distraiamo, dobbiamo trovare Rian. Sì, hai ragione, forse è meglio non distrarci con questi braccetti. Il nostro obiettivo è trovare Rian, perché qui abbiamo anche trovato un altro indizio, aiutatemi. Ok, anche se sinceramente, Ludo... Questo posto così tutto buio che di solito è tutto illuminato mi fa un po' di paura. Ma noi non ci facciamo spaventare da queste cose. Tu ti arrendi? No! Perché noi non ci arrendiamo mai! Noi siamo gli unicorni, grande esercito del cuore. Oh santo cielo. Perché siamo vestite in questo modo? Se prima io avevo una maglietta azzurra e un jeans con il titolo. Adesso ho un pantalone bello e questa aspetta, giacca. Aspetta, ragioniamo. Tu hai suonato la canzone in questo modo? Sono comparsi questi braccialetti, li abbiamo messi vicino e siamo vestite così. Sì, ma i braccialetti come sono comparsi? Non perché, si spiega, no? Perché noi abbiamo fatto una canzone. Canta con noi. Abbiamo suonato. Abbiamo. È vero! Abbiamo suonato un pezzo della nostra canzone. Balla con noi. Canta con noi. Non è che forse siamo messi così. Balla con noi. Noi quando abbiamo fatto la prima videoclip siamo. Stavamo vestiti. No, troppe cose messe insieme. Ludo, so solo una cosa che dobbiamo fare adesso. Cosa? Trovare Rian. Vediamo se qui c'è. Vai. Iniziamo prima da questo. Rian. Siamo a Aurora e Ludovica. Vabbè, proviamo un po'. Dove veniamo a fare la a registrare la canzone. Ok. Aurora, che cos'è quella cosa? Andiamo di là. C'è un foglio. Andiamo di là. Andiamo di là. C'è un foglio. Vai di là. Eccolo.
Leggo un attimo. Cosa c'è? Non lo troverete mai. Ha ha ha. Non lo troverete mai. Ha ha ha. Cosa vuol dire? È anche in blu. Ma lui? Allora perché? No, aspetta. Aurora, perché è in blu? Ludo, questo vuol dire due cose. Uno, che non è qui. Due, che l'hanno rapito. Non lo troverete mai. Ma perché poi è scritto in blu? Ok, Ludo, qui non c'è. Dobbiamo andarlo a cercare da qualche altra parte. Proviamo a guardare qui fuori, vediamo se c'è forse dietro una macchina legato, tu che ne sai. Ludo, ho capito tutto. Prima questi braccialetti ci hanno fatto, unendoli, ci hanno fatto trasformare, non lo so, rockstar, credo. Non è che forse unendoli potremmo trovare Ria? Cioè, se uniamo le nostre forze, potremmo trovarlo veramente. Infatti allora questi sono vestiti da pop star. Poi ci siamo vestiti come abbiamo fatto la prima videoclip. È vero? Beh, se ti ricordi, il titolo della nostra videoclip è L'esercito degli unicorni. Noi, insieme ai nostri unicornini, potremmo trovare Ria. Se uniamo questi bracciali, potremmo trovarlo veramente. Ludo, dobbiamo unirlo un'altra volta. Poi se non funziona... E rimaniamo così. Non lo so. Uniamoli. Come si sono unito? Si sono unito i bracciali. Oh, Ria! Ria! Oh, oh santo cielo! Ria! Ria, dove sei? Da dove viene? Mamma, qua abbiamo già visto prima. Rian! 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 Santo cielo! Rian, dove sei? Rian! Dove sei? Rian! Finalmente! Cos'hai ancora? Grazie. Vai avanti! Come faccio io? No! No. Grazie! Grazie ragazze! Grazie Aurora! Grazie Ludovica! Finalmente mi avete trovato! Mi ha preso qualcuno, non so chi fosse! So solamente che volevano uscisse il nuovo fantastico brano dell'estate! Aurora Ludovica! Rian, possiamo sapere cosa ti è successo? Ragazze, scusatemi, sono davvero un po' sconvolto. Io non so cosa sia successo, so solo che mi hanno portato via in questo posto strano. E ho capito che volevano che non uscisse la nuova fantastica canzone dell'estate, la vostra canzone! Ok, allora facciamo una cosa. Andiamo via. Per fortuna ti abbiamo trovato messo via. Rian, scappiamo. Ok, scappiamo. Andiamo. Muoviti. Andiamo. Allora, andiamo. Muoviti. Via. Via, via! Andiamo! Corri! Noi siamo gli unicorni, grande esercito del cuore. Se stiamo insieme tutto poi diventerà speciale.